Gentili telespettatori, buona giornata. Giorgia Meloni dice che aprire la crisi di governo converrebbe all'Italia. Cosa vuol dire la crisi di governo? Fare uscire Lega e Forza Italia dall'esecutivo e portare a una crisi di governo ufficiale, dove la maggioranza non ha più i voti per andare avanti. Questa crisi di governo porterebbe inevitabilmente alle elezioni anticipate. La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, apre alla crisi di governo commentando i risultati delle amministrative in collegamento con Porta a Porta su Rai 1. Dice così: aprire una crisi di governo converrebbe all'Italia e non al centrodestra, anche perché la fotografia che esce dalle amministrative è che la principale forza in Parlamento, il Movimento 5 Stelle, è quasi scomparso. In realtà il Movimento 5 Stelle è scomparso da tempo. Aprire una crisi di governo converrebbe all'Italia? Beh, portare comunque il Paese ad avere un governo rappresentativo del voto sicuramente potrebbe aiutare l'Italia. Non aiuta il centrodestra? In realtà una crisi di governo, le elezioni anticipate, aiuterebbe il centrodestra ad andare al governo il prima possibile, perché oggi è maggioranza nel Paese, domani chissà. Di solito quando c'è un vento positivo bisogna materializzare il consenso subito piuttosto che aspettare avanti. Quindi quando Giorgia Meloni dice andare al voto non conviene al centrodestra, altro che se conviene al centrodestra. E intanto Letta, ad esempio, prima di parlare di Letta, Meloni aggiunge che Fratelli d'Italia è la forza trainante. Fossi in Berlusconi e Salvini, lascerei il governo. Ma il leader della Lega dice no, il governo non è l'elezione di Belluno. La squadra conta più del singolo. Adesso che lui non è più anche ufficialmente il leader del centrodestra e primo partito italiano, magicamente il leader non conta più, conta la squadra. È un discorso intelligente, ma lui lo dice più che altro perché non è più il leader. Se era il leader conta, se non è il leader non conta più, conta la squadra. Giorgia Meloni dice che il fatto che oggi Fratelli d'Italia sia la forza traino di centrodestra è un'indicazione della chiarezza del posizionamento. Dice commentando i risultati delle amministrative nella sede del partito. A Palermo, precisa la leader di Fratelli d'Italia, è grazie a noi se abbiamo il sindaco al primo turno. Non nasconde soddisfazione per questa tornata elettorale Meloni, che sottolinea la forza del centrodestra unito come unica alternativa politica al centrosinistra in base alle indicazioni di voto. C'è il ritorno, dice, di un sano bipolarismo. Centrodestra sia chiaro, compatto e alternativo alla sinistra. Questo ci chiedono gli elettori. Fratelli d'Italia cresce ovunque con dati molto significativi, aggiunge. La riflessione ora per Meloni è sulla tenuta del governo. Il governo Draghi non esiste più nella nazione e questo è un tema su cui interrogarsi. Fossi in Berlusconi e Salvini lascerei il governo. Ma il leader della Lega risponde immediatamente. Dice: per me la squadra conta più del sindaco e la coalizione conta più del partito. La mia sfida non è all'interno del centrodestra. Lo sguardo è già al futuro. In Sicilia dovremmo trovare qualcuno che unisca. In Lombardia si dice in Lombardia, in Sicilia si decide in Sicilia, ha aggiunto replicando alle affermazioni di Giorgia Meloni,
che sostiene che le regole devono valere per tutti, da Fontana a Musumeci. L'importante, dice Salvini, è che il centrodestra vada unito ovunque. Lo dice uno che crede nella squadra allargata. Spero non ci siano egoismi. E per la Lega c'è un traguardo da festeggiare. Abbiamo preso 10 sindaci in più, prima ancora dei ballottaggi. Sono assolutamente orgoglioso e soddisfatto. Per quanto riguarda il centrodestra, ieri Salvini diceva proprio: il centrodestra vince quando è unito. Matteo Salvini è stato il primo leader dei partiti principali a commentare i risultati. I dati dimostrano che se il centrodestra si presenta unito, vince; quando è diviso, va invece al ballottaggio. Il riferimento è al caso di Verona, città particolarmente cara alla Lega. C'è un testa a testa tra Tommasi e Sboarina. Se fossimo stati uniti non ci sarebbe stata partita. E quindi sottolinea anche alle elezioni politiche del 2023 sarà necessario evitare frammentazioni. Lo sforzo della Lega di essere collante del centrodestra, anche sacrificandosi in prima persona, è la strada vincente. E poi andremo a vedere Letta che dice di aver vinto e il crollo di Lega e Movimento 5 Stelle in queste elezioni amministrative. Intanto ieri c'è stato anche un vertice della Lega con Salvini in via Bellerio, dove ufficialmente parlano di economia, ma il vertice era per parlare di queste elezioni, dei referendum che sono falliti miseramente e che invece anche il partito ha avuto e sta avendo un tracollo elettorale anche al nord Italia, dove Fratelli d'Italia ha sorpassato il Carroccio praticamente quasi dappertutto. Nella Lega hanno paura che il partito possa scendere al di sotto del 10%. Grazie a tutti per avermi ascoltato, ci vediamo tra una ventina di minuti per un altro video qui sul canale. Grazie e arrivederci a presto. Arrivederci a tutti.